Mettiti comodo, preparati una tazza di caffè bollente o della tua bevanda preferita, perché è appena uscito il nuovissimo iPhone 13 e ci sono un sacco di cose di cui parlare. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E bentornati in un nuovissimo video e soprattutto bentornati nel video più importante del 2021. Perché dico questo? Perché sono appena stati annunciati i nuovi iPhone e sono davvero una rivoluzione per ciò che riguarda il comparto fotografico e cinematografico. Dunque oggi voglio parlarti di quella che è la mia reazione, l'opinione di un fotografo e filmmaker professionista riguardo i nuovissimi iPhone 13 Pro e Pro Max. Partiamo subito. L'estetica è assolutamente simile a quella degli anni precedenti, abbiamo gli stessi schermi, relativamente 6.1 e 6.7 sul Pro e il Pro Max. Ma quest'anno abbiamo un notch meno pronunciato di circa il 20% più piccolo. Stesso vetro Ceramic Shield e stessa resistenza all'acqua IP68 presente anche nei modelli dell'anno precedente. Introduciamo una piccola novità: display Super Retina XDR. Quest'anno, attenzione, con ProMotion. Che cosa significa ProMotion? Che iPhone intelligentemente, in base al tuo utilizzo del telefono, va a cambiare gli Hz sul display da 10 a 120 Hz e questo rende ovviamente l'esperienza molto più fluida e fruibile. Abbiamo una batteria che sul Pro Max dura fino a 2 ore e mezza in più rispetto a quella dell'anno precedente. La capacità di memoria va da 128 GB a 1 tera, però qui arriviamo a dei costi veramente, veramente elevati. Due grandissime novità: il chip A15 Bionic, che troviamo anche su iPhone 13 e ritroviamo ovviamente su Pro e Pro Max, e attenzione, il camera system, che è completamente stato rivoluzionato e cambiato rispetto ai modelli precedenti, che già erano molto molto performanti. Infatti troviamo sempre 3 lenti, un teleobiettivo con una lunghezza focale questa volta di 77 mm e uno zoom ottico di 3x con un diaframma di apertura f2.8, un ultra grandangolo con una focale di 13 mm e un'apertura di 1.8 che va a raccogliere il 92% di luce in più rispetto all'iPhone 12 Pro Max, e un grandangolo con una focale di 26 mm e un'apertura di 1.5. Ma entriamo un po' nel merito di queste camere, a prescindere da quelle che sono le caratteristiche tecniche, che ovviamente ci danno la possibilità di introdurre elementi fino a pochi mesi fa davvero davvero impensabili per uno smartphone. La prima cosa che dobbiamo dire è l'introduzione della macro photography sulla ultra wide lens, con una capacità di mettere a fuoco fino a 2 cm di distanza, ed è una cosa davvero assurda, perché per fare macro photography tante volte mi scrivete in DM: Giuliano, quale obiettivo mi consigli per fare macro photography? Sono degli obiettivi specifici che hanno anche un costo piuttosto consistente, e pensare oggi di poterlo fare con uno smartphone è davvero davvero assurdo. Inoltre, il discorso di macro photography possiamo relazionarlo anche alla modalità video, addirittura in slow motion. Ma attenzione, perché alla modalità video arriviamo alla fine, perché secondo me è davvero un qualcosa di incredibile. Abbiamo il Night Mode finalmente disponibile su tutti e 3 gli obiettivi, e questo può aprirci nuove prospettive, ad esempio sulla ritrattistica in notturna utilizzando il teleobiettivo da 77 mm. Si è intravista all'interno dell'evento anche una piccola menzione all'astrophotography. Per chi non sapesse cos'è l'astrophotography, non è altro che il fotografare le stelle, che è una cosa
piuttosto complessa e richiede anche un certo tipo di strumentazione. Non è stato espresso chiaramente la modalità di astrophotography, ma dai sample che sono stati esposti attraverso l'utilizzo del night mode con l'ausilio di un tripod, i risultati sembrano essere davvero incredibili. Abbiamo già detto che abbiamo un 3x di zoom ottico sul teleobiettivo, ma dobbiamo considerare che partendo dall'ultra grandangolo fino ad arrivare al tele abbiamo un'escursione totale di 6x. Nuovo Smart HDR4 e Deep Fusion, che cosa sono? Non sono altro che l'intelligenza artificiale di iPhone, la computational photography di iPhone, che permette di ottenere risultati straordinari nonostante gli obiettivi, le lenti siano piuttosto piccole. Questo perché? Perché va a analizzare la scena, va a creare una sovrapposizione di layer e in tempo reale cerca di esporla nel modo migliore possibile, cosa assolutamente impensabile da fare con una camera professionale. Inoltre sono stati introdotti i nuovi stili fotografici che mi piacerebbe assolutamente testare e lo farò, quindi stai con me perché nelle prossime settimane arriverà una review ufficiale di iPhone 13 Pro e Pro Max. Che cosa sono i nuovi stili fotografici? Non sono dei filtri, ma è la possibilità di andare a settare la temperatura e la tonalità del colore per andare a creare noi un nostro stile specifico. La cosa interessante è che va a lavorare sui layer, quindi non va ad esempio ad intaccare la tonalità della pelle o del cielo. Ok ragazzi, entriamo nel vivo di questa sorta di review reaction di iPhone 13 Pro e Pro Max, perché a mio parere la cosa davvero più straordinaria che è stata introdotta nei nuovi iPhone è la modalità cinema. Che cos'è la modalità cinema? È la possibilità di avere la tanto decantata profondità di campo in video. Prima però di andare a commentare questa feature, voglio farti vedere un piccolissimo estratto di un'opinione che diedi 2 anni fa quando parlavo della differenza tra iPhone 11 e le camere professionali. È assolutamente importante che le case di produzione di camere professionali vadano a cercare di equipararsi, di compensare questo gap sotto il discorso di intelligenza di gestione software, perché se così non dovesse essere è probabile che se fra 2 anni, 3 anni facciamo di nuovo una comparison è probabile che l'iPhone sia qui e le camere professionali siano qui. È incredibile come già 2 anni fa ci fosse questo sentore che iPhone o comunque la Apple stesse investendo in modo davvero profondo e importante sulla ricerca dell'ottimizzazione delle capacità fotografiche e videografiche di iPhone. E attenzione, la modalità cinema in iPhone 13 Pro Pro Max è davvero totalmente rivoluzionaria, perché pensare di poter avere la profondità di campo in video, ok, già è stato qualcosa di davvero eclatante quando è stato introdotto il portrait mode qualche anno fa, però in foto è un qualcosa di più giustificabile perché è un singolo frame. Quando parliamo di video parliamo di diversi frame al secondo, ok, per quello si parla di 24, 30, 60, 120 fps e via dicendo. Quindi è incredibile la capacità di calcolo e la capacità di precisione della gestione del rack focus, quindi della possibilità di mettere un oggetto a fuoco e lasciare tutto il resto in blur, quindi out of focus. Dai sample sembra davvero davvero realistico, sembra davvero un qualcosa che fino a pochissimi mesi fa potevamo fare solo con camere di un certo costo e con obiettivi molto performanti. Attenzione, la modalità cinema è davvero qualcosa di straordinario. Non appena lo testerò di persona, ovviamente condividerò con te quelle che sono le mie impressioni reali. Però attenzione, dobbiamo considerare che quando Apple fa un claim, ossia quando afferma qualcosa, solitamente è vero. Infatti, facci caso, Apple arriva sempre dopo la competizione, arriva sempre dopo Samsung, Huawei e via dicendo. Però quando ci arriva
ci arriva in modo straordinario. Tant'è vero che la modalità cinema, o comunque una sorta di profondità di campo in video, era stata introdotta già anni fa da Huawei ed era stata anche seguita da Samsung, se non sbaglio, già con l'S20. Però i risultati erano davvero, davvero mediocri. Ultima cosa che ti voglio dire, filmati in ProRes. Anche qui, cosa assolutamente impensabile, un iPhone che gira in modalità cinema, 4K, Dolby Vision, HDR, se non sbaglio fino a 60 frame al secondo. In più, in ProRes. Che cos'è il ProRes? È un formato non compresso, ok? Solitamente si gira in MOV o MPEG, che è un formato molto più compresso, un po' per fare un parallelo, come dire, il RAW per la foto o il JPEG. Il RAW ha molti più dati, quindi ci permette in post-produzione di intervenire maggiormente nell'editing fotografico. Il JPEG è già un formato compresso e l'intervento da parte dell'editor è minore. Però attenzione, anche qui stiamo parlando di video, non parliamo di fotografie, non parliamo di frame singoli. Quindi pensare che uno smartphone possa girare in una modalità cinema, 4K, HDR, Dolby Vision, in ProRes, è un qualcosa di davvero, davvero impensabile. Ok ragazzi, anche per oggi è tutto. Iscriviti al canale se non vuoi perderti nei prossimi giorni la recensione con tanto di sample, foto, video dei nuovissimi iPhone. Io come sempre ti aspetto nei prossimi giorni e ti mando un fortissimo abbraccio. As for